Una cosa che compagni quando mettiamo in piedi la rete campana del ministro, cioè per dire, la volta che ho fatto contro la centrale per l'elettrica è stata vinta, tanto è vero che a Salerno in una fabbrica nascerà una fabbrica di panne d'isola. E poiché il futuro governatore della regione Campania, che sarà il sindaco di Lucca, per cui invito i compagni di Napoli e della regione Campania a cominciare a fare opere non solo di controinformazione, ma di avere il senso di chi è l'espressione costituita. E ora magari diciamo è denaro anche questo, perché il lavoro in rete, allora perché la Campania non è Napoli, la Campania non è Salerno, ma la Campania è Napoli, Salerno, Avellino, veramente è capesto, uno dice hai fatto la scoperta dell'altra parte, no, perché molto spesso in alcune fasi politiche Napoli ha avuto un concetto di egocentrismo politico che ha impedito molto spesso agli stessi napoletani di avere una visione più ampia di quello che sta succedendo nella regione Campania. Vedi rifiuti, vedi, è una cosa che poi parlerò anche della questione dei finanziamenti europei e diciamo se ci sono anche altri compagni di altri movimenti disoccupati, diciamo io lancerò una proposta importantissima, anche di fare un documento e poi spiegherò i perché. Vabbè, parto dall'inizio sulla questione dell'esperienza che ha fatto il movimento disoccupati, che noi fatta a gennaio 2007, noi decidemmo e venivi non sospetto a dicembre, sempre sull'onda di sempre, che lanciamo la proposta di fare i mezzi per l'ambiente. E tanto è vero che a gennaio il movimento disoccupato ha cominciato a fare la sua prima raccolta differenziata, che tra l'altro ha evidenziato una cosa, l'accento è molto più avanti di noi, con l'accento basta che diciamo umanità vera e reale diventi riferimento, che l'accento dei quartieri, che abbiamo fatto nei quartieri altri, nei quartieri ghetto della nostra città, perché nella nostra città i quartieri sono detti, questa è un'altra cosa che dovete ricordare per il futuro governatore della regione Campania. I quartieri hanno risposto, e hanno risposto fin troppo bene. Tanto è vero che la prima volta, cosa è successo? È successo, perché i sindaci non vogliono la differenziata? È successo che quando noi abbiamo lanciato la nostra campagna di raccolta differenziata, il sindaco, futuro governatore della regione Campania, ha fatto una diffida, un'ordinanza sindacale, che diffidava i disoccupati, le vecchiette, gli anziani, a dare... Diciamo, noi facevamo plastica, vetro, cartone, plastica, insomma, no, le nostre spese, cioè abbiamo speso un casino di soldi per fare questo. Allora è cominciata una vera campagna di intimidazione, tanto vero che avevano, noi abbiamo cominciato con il quartiere Lione Petrosino per stare alle spalle del centro sociale asilo politico, tra l'altro che vuole scomprare, per esempio, il futuro presidente della regione Campania. E tanto è vero che c'è stata proprio una cintura d'assedio delle forze dell'ordine a quel quartiere, tanto è vero che un disoccupato che stava portando le sue buste di immondizia alla nonna che abitava nel quartiere è stato fermato, prelevato, portato alla riserva dei vigili urbani, diminuito, indebolito, eccetera, eccetera. È iniziata la campagna di disoccupazione dei nostri confronti, eccetera, eccetera. Io con il suo popolo essere in comune sono stato anche, diciamo, messo in cilizio perché ho diciamo messo in cattiva luce l'amministrazione comunale nella mia conferenza stampa, eccetera, eccetera, e nello stesso tempo, come devo dire, questo fatto si è incicardito. Ma allora ci ha fatto una grande pubblicità, e tanto è vero che le forze di sinistra, quelle poche, le singole, che prima stavano in un contenitore, noi si sono divisi in tante e ancora peggio, ma hanno combinato un altro guai, che mentre prima stavano in un contenitore, no, non si capisce un cazzo, ma combinano solo guai. Allora, sì, hanno avuto un'attenzione per stare sul giornale. Qualche ambientalista è venuto alla raccolta differenziata, cosa che non si è verificato negli altri raccolte differenziate, questa è anche un'altra cosa che volevo porre, perché siamo anche incazzati meri su queste tematiche. Però la raccolta differenziata è andata benissimo.
95% dei quartieri ha risposto, e diciamo nello stesso tempo, facendo la raccolta differenziata nei quartieri, si sono rilevate due cose importanti. Uno, perché direttamente noi come movimento ci siamo seguito in questo intero percorso, e nello stesso tempo abbiamo anche, siamo entrati da dentro su un circuito di linea, diciamo, che portava alla misura ecologica, che era molto importante la misura ecologica. Però è anche su questo poi dovremmo dire alcune cose. Questo tipo di filiera ha determinato anche, come detto, di questo tipo di accorta differenziata, ci ha fatto fare anche un calcolo politico come movimento, che diciamo, per fare la raccolta differenziata spinta per una città di 138.000 abitanti, diciamo, come movimento si può portare avanti una proposta di 116 disoccupati, che potrebbero determinare quartieri per quartieri, solo in quartieri, no? La economia dobbiamo stare attenti, perché molto spesso, no? Noi abbiamo sempre portato adonismi, disoccupati, questo, a volte sono piccole cose, però quando le fanno nel tempo chiave, ti si ritorcono fuori. Allora, il problema qual è per l'umanità? Che rispetto a questa questione di rifiuti, a questione ambientale, noi abbiamo un dovere. La prima è riproporre il laboratorio Campania, perché se in questo territorio campano si lavora con battimenti strani, allora Napoli deve cacciare un bel naso fuori da Napoli, Salerno deve comprendere Napoli, Benevento e Reggio, che sono un altro po' di isole che non si capiscono un cavolo. Allora il problema è quello di cominciare a ragionare come laboratorio campano, perché è fondamentale, perché se noi non ci spieghiamo per come mai in una regione campana dove ci sono forme di mafia avanzatissime, ora si indietreccia sul tanto, con l'aggravante che la regione campana, perché la Campania e Napoli sono un confine non geografico, politico, questo lo diciamo da decenni, la regione campana diventerà Napoli, perché è la regione campana, quel precedente politico di quello che noi, come vede il naturalista meridionale, chiamiamo colonizzazione dell'intero mezzogiorno, perché si determinano dei precedenti per dire la Cardivale, che gli unici soldi che hanno a disposizione governo, invece, polizia, sindaci, giunta, provinciale, governo, sono questi, e se li vogliamo far fottere. Allora veramente l'ambientalismo diventa un fatto teorico, un fatto slegato dai problemi reali, ma da un fatto etico, ma autocelebrativo, è un fatto che domani, che allora veramente ritorneremo a un concetto anche di carattere marxiano, che mentre diciamo che il lavoro non è il lavoro manuale, non deve essere una prerogativa di classe, lo facciamo diventare al nostro interno, qui lo facciamo, i plebei che voi non contano, è un ceto politico-culturale che avanzare si permette di parlare di ambiente, di questo e di quest'altro, che poi magari poi non ci vengono da discutere, ma nell'intera Italia, da Milano a Roma, sono pieni di genitori, di discariche, di seccazzati, poi venite a parlare noi che non dobbiamo fare né genitori né questo né quest'altro, quando alle altre parti le hanno fatto. Questa è un'altra cosa che ci facciano, e non hanno tutti i torti su alcune cose. Lo parlo così perché è bene che si sia sinceri su certe cose. Allora, il problema è che noi come movimento, come realtà, abbiamo il dovere, la necessità, perché veramente è in atto un'enorme ristrutturazione economica, industriale, finanziaria.